Welcome to the first violin lesson. In our first lesson, we're going to show how to hold correctly the instrument and the bow in able to produce a good sound. This is just a basic way to produce the sound and conducting the bow. Okay, we will start showing how to hold the bow. You have to place your fingers on the wand with the point finger a little folded, the two intermediate fingers naturally placed. The little fingers have to stay folded with the fingertip on the wand. All the fingers have to stay a little bit curved. Avoid putting tension that are not necessary. Allora, in questo esempio ho chiesto a una persona che non ha mai studiato né suonato il violino di aiutarmi e di fare da studente. Inizieremo mostrando come bisogna tenere l'arco. L'arco bisogna tenerlo con questo indice un pochino curvo e queste due dita intermedie appoggiate naturalmente qui e il mignolo appoggiato con la punta sulla bacchetta. Il pollice può stare sia in questa posizione, però all'inizio, anche se non ce la fai, puoi anche tenerlo qui. Prova un attimo. Quindi mettiti più vicino. Questo piegato, questo così, questo curvo con la punta qua sopra, ok. Sempre le dita devono rimanere curve per evitare di mettere tensioni non necessarie. Ok, perfetto. Ok, appena lo studente avrà capito come tenere l'arco in questo senso, passeremo degli esercizi da fare. Il primo esercizio io lo chiamo del tergicristallo, perché praticamente bisogna portare l'arco dalla posizione centrale a una posizione, diciamo, verso l'interno, e poi ritornare al centro da solo. Col polso o col... No, sempre con la mano. Ok, tornare indietro, ancora e ancora, ancora e ancora. Ok, il secondo esercizio lo chiamo l'esercizio dell'ascensore. In pratica questo esercizio tratta di spostare in giù e in su l'arco, facendo attenzione che il polso si muova seguendo il naturale movimento della mano. Fallo da solo. Ok, il terzo esercizio è quello che chiamo dell'onda, che praticamente deve seguire un po' il movimento dell'onda. Fai, non si va bene. Sì, tieni meglio questo, un po' più curvo, esatto, non dentro lì, ma sempre fuori, appena fuori, ok. Facciamo questo esercizio dell'onda. Perfetto, va bene. Una volta che lo studente avrà capito come tenere l'arco e avrà imparato a tenere l'arco, invece passeremo al come tenere lo strumento. Ok, ora dovresti tenere le braccia incrociate davanti, toccandoti le spalle. Ok, girati così, appoggeremo lo strumento qui, naturalmente togli un po' la mano, poggeremo lo strumento qui e poggerai leggermente il mento, ecco, senza tensioni e piano piano togliendo le braccia. Ok, perfetto.
Ora girati così, così ti vedono un pochino. Ok. Ritorna a prendere l'arco. Te ricordi come? Abbassa le dita, abbassa queste dita, rilassa queste qua. Ok. E facciamo delle piccole arcate. Delle piccole arcate, molto piccole, verso il centro dell'arco. Facendo attenzione a non sollevare la spalla in questo modo. Esatto, questo no. Puoi anche tenere per il momento il violino così, facendolo suonare. Esatto. E man mano, sempre con una porzione di arco maggiore, e facendo attenzione che vada perfettamente dritto l'arco. Questa è solo una prima fase, diciamo, dello studio, e poi seguirà altre impostazioni della mano sinistra che per il momento possiamo rimandare a un'altra lezione. Grazie.